Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Ci ritroviamo qui a ridosso delle vacanze natalizie per questo ultimo video prima di fare un po' di pausa. E in questo video affronterò un problema, insomma, una questione abbastanza dibattuta, ossia la hash collision, la collisione hash. Questa collisione hash, prima di affrontare l'esperimento, perché in questo video vedremo un esperimento, dobbiamo dare un'occhiata alla teoria. Anzitutto, che cos'è l'hash, come funziona e da dove viene questo discorso della collisione hash. Allora, io ho già scritto un articolo in inglese, Mythbusting, questo qui, dove già facevo notare come ci sono alcuni miti. Come il wiping, magari un giorno ne parleremo, e anche la collisione hash nella informatica forense, che sono borderline tra la mitologia e la realtà. Ora vado a spiegare meglio che cosa intendo. Anzitutto vediamo cos'è la funzione di hash. Da Wikipedia possiamo vedere che è una funzione che, dato un certo input applicata, genera un codice univoco. Univoco significa che da questo codice non si può ritornare al messaggio originale. Notiamo che basta cambiare una parola nell'insieme, nella stringa, che il codice muta. Quindi ha a che fare con la crittografia. L'hash è una funzione crittografica che genera un codice univoco da un input. Chiaramente l'hash, per quanto, ecco, vi faccio vedere anche il discorso dell'informatica forense, serve a firmare digitalmente dei dati acquisiti, tipicamente le copie forensi. Cioè, se io faccio una copia forense di un disco, posso applicare questa funzione di hash, genererò un codice. Se la copia non è completamente identica bit a bit con l'originale, il codice hash sarà diverso. La funzione di hash nella crittografia è suscettibile a dei tipi di attacchi. E qui parliamo di resistenza alla preimmagine, alla seconda preimmagine e alla collisione. Ora vedremo che c'è una certa differenza. Che è successo? È successo che nel 2005 due scienziati cinesi, dell'università cinese appunto, ora andiamo a vedere dal sito dove ho preso questi file, sono riusciti a creare due file completamente diversi, quindi due input diversi, che generavano un output di un MD5, che è un algoritmo di hash, un output quindi identico, due MD5 identici. Questi scienziati, nel marzo 2005, sono Xiaong Wang e Hong Bo Yu della Shandong University of China. Sostanzialmente due file tipo questi, per esempio Hello ed Erase. Tutte e due generano lo stesso MD5, però hanno dei contenuti diversi. Hello crea, dà in output la stringa Hello World, e Erase, This program is evil, fa finta di cancellarvi l'hard disk, ma è uno scherzo. Chiaramente questa cosa è possibile su due file, matematicamente possibile, perché essendo un algoritmo a blocchi, ossia l'hash code, la funzione di hash lavora sui blocchi man mano che legge e poi genera alla fine il codice finale, con degli artifici matematici anche abbastanza complessi, su due file possiamo farli collidere e tirar fuori lo stesso hash code. Anche teoricamente la collisione, matematicamente parlando, è dimostrabile, perché alla fine abbiamo una mappatura di tutto l'universo dei codici, delle stringhe possibili, su un universo limitato, che per quanto possa essere grande, questo universo, per esempio parliamo, di 2 alla 128esima nel caso dell'MD5, quindi stiamo parlando di 340 miliardi di miliardi di miliardi e così via di possibili combinazioni, sicuramente. Per quanto grande, è più piccolo dell'intero universo, quindi sicuramente quando ci sarà il 2 alla 128esima più 1 elemento, che sarà diverso dagli altri, avrà un codice uguale a qualcun altro che è già uscito. Per forza, quindi matematicamente la collisione deve esserci per forza.
Ma questo non significa che possa accadere nella realtà, senza artifici particolari. Qual è il mito da sconfiggere? Il mito da sconfiggere è che si sente a causa di questo discorso sulla collisione, quando si fa una copia forense di un disco, molti dicono che bisogna fare un doppio hash, cioè utilizziamo due algoritmi di hash differenti, l'MD5 e per esempio lo SHA-1, perché utilizzando due algoritmi diversi, se uno dovesse collidere, l'altro non dovrebbe, chiaramente, che sta lavorando su un altro tipo di algoritmo. Ma questo serve più che altro, alla fine, per non creare contestazioni di qualcuno che magari non ha approfondito l'argomento. Perché? Perché in realtà, se noi dovessimo ricevere un hard disk con un hash già precalcolato, al fine di poterlo modificare, e tirar fuori lo stesso hash, quindi creare, diciamo, questa sorta di truffa, non si parlerebbe più di collisione, ma di pre-image, un attacco pre-image, cioè dato un hash noto, dovremmo riuscire a aprire questo hard disk, modificarlo in modo tale da mantenere le stesse dimensioni, stessi dati, tutto uguale, tranne i dati che abbiamo modificato, e fargli generare lo stesso hash noto. Un pre-image attack implica un calcolo computazionale enorme e stiamo parlando di qualcosa che è vera praticamente solo in teoria, ma farlo in pratica non è possibile. Allora, andiamo subito adesso all'esperimento. Che cosa vorrei sperimentare oggi? Creiamo un disco. Anzitutto andiamo a scaricare da questo sito dove abbiamo già i due file hello ed erase che sono già creati, che sono due file diversi con lo stesso hashcode, quindi li andiamo a scaricare perché ci serviranno. Eccolo uno ed ecco l'altro. Salviamo i file. Perfetto. Adesso abbiamo il download complete. Possiamo tranquillamente chiudere il Firefox. Oh, andiamo a vedere che cosa abbiamo scaricato. Sudo slash hello. Vediamo un po'. Sì, chiaramente chmod più x hello. Vediamo i permessi di esecuzione. A questo punto, hello world, mentre se io faccio erase, oh, this program is evil. Come vedete, allarghiamo la finestra per rendere più comprensibile il tutto. Abbiamo due file che danno due output diversi, però se facciamo md5 sum di hello ed md5 sum di erase, abbiamo due hash completamente identici e questa è la cosa strana. Passiamo adesso al nostro esperimento. Creiamo innanzitutto un disco, un dispositivo a blocchi. Come lo creiamo? Ecco che io avevo già preparato il terreno, quindi lo creiamo con un DD di 0. Su un file immagine disk hello DD abbiamo 40 blocchi da 1 MB. Eccolo qua. Abbiamo che disk hello.dd è 40, circa 42 MB. A questo punto abbiamo semplicemente un file pieno di zeri. Dobbiamo formattarlo. Per far questo andremo a creare un dispositivo di loop. Sudo lose tap slash dev slash loop 1 disk hello.dd. Ok, a questo punto formattiamo parted slash dev slash loop 1. Andiamo a formattare con gparted questo che non ha ancora una partition table. Ecco, new. Formattiamo in ext2 per esempio, add, vogliamo essere ancora più sicuri, formattiamo
facciamo apply ed ecco che abbiamo creato un piccolo disco a blocchi, quindi formattato in XT2. Andiamo a controllare. Effettivamente vediamo che al settore 2048 inizia la partizione XT2 Linux. Ora, adesso dobbiamo montarlo. Come lo montiamo? Possiamo montarlo, vediamo un po', o con mounter. Dovremmo riuscirci, ho cambiato la policy in writable, eccolo qui. Ok, not mounted. Va bene, non so perché a questo punto lo montiamo a mano. Quindi sudo mount meno, cambiamo la testiera, meno txt2 meno orv virgola offset uguale s$2048 per 512 slash dev slash loop 1. Ah, dovevo creare la cartella, quindi sudo mkdir slash media slash disk hello, eccola qua, slash media slash disk hello. Ok, abbiamo montato. Andiamo a controllare se realmente abbiamo montato qualcosa. Eccolo qua, il disco XT2 che abbiamo creato dal file DD. E adesso che cosa facciamo? Semplicemente andiamo in home, kane, togliamo l'hidden file, ok, e copiamo il nostro hello e lo mettiamo qui dentro. Perfetto. Ok, a questo punto non ci resta che smontare sudo umount slash media slash disk hello. Perfetto, controlliamo, non abbiamo più niente di montato. Benissimo, facciamo subito un control, una copia cp disk hello.dd in disk arrays.dd md5 sum di tutti e due i file DD. Come vedete, essendo chiaramente due copie, abbiamo esattamente due hash uguali, chiaramente perché uno è copia dell'altro. Adesso dobbiamo individuare come inizia il file, per esempio, hello, xdd, hello, more. Oh, scusate, xxd hello more. Eccolo qua. Vediamo che inizia con 7f45 e la parola elf. Perché ci interessa questo? Perché andremo a individuare a che offset nel disco è presente questo file. Quindi diskhello.dd pipe grep meno i elf, per esempio, e andiamo a vedere a che altezza. Eccolo qua, abbiamo individuato a che altezza. Possiamo anche fare quit e vediamo che il file hello eseguibile inizia all'offset 4400. A questo punto mi sono già preparato un po' di istruzioni già fatte. Lanciamo questo comando al fine di, chiaramente sostituiamo questo numero esadecimale con 0400400, è anche facile, 0400400, e vediamo come in decimale viene fuori questo numero qui. Questo ci servirà per che cosa? Per
adesso noi possiamo estrarre, per fare una verifica, puliamo lo schermo, per fare una verifica, vediamo un po' se riesco anche a ingrandire un po'. Ok, per fare una verifica possiamo estrarre dal file DD il file lo. If uguale disk lo.dd off uguale lo2 skip uguale inseriamo il decimale bs uguale 1 count uguale 4072. Attenzione, voi direte che cos'è 4072? 4072 non è altro che la dimensione, ecco, in bytes del file hello, che significa che noi stiamo estraendo col DD dal disco, dal file immagine del disco, disk hello, un file che chiameremo hello2 per non confonderlo, saltando i primi 4.195.328 bytes e contando 4.072 bytes. Eccolo qui, andiamo a controllare. Effettivamente abbiamo hello2. Gli diamo i permessi di esecuzione, proviamo a eseguirlo. Hello World, quindi è stato perfettamente inserito, è stato perfettamente tagliato. Adesso calcoliamo l'MD5 sum di tutti e due i DD. Chiaramente sono sempre uguali disk erase e disk hello. Abbiamo verificato dove inizia hello. Ora possiamo iniettare, quindi DD if erase, inietteremo erase of uguale disk erase.dd, andiamo a prendere, per non sbagliare in diretta, andiamo a prendere esattamente la if erase disk erase seek count bs and com not trunk, quindi seek 4195 4195 328 4195 328. Che cos'è questo sostanzialmente? Quindi bs uguale 1, count uguale 4072, conv uguale no trunk. Questa funzione non farà altro che andare a ricoprire esattamente lo spazio del file hello contenuto nel disk nel disk erase.dd, quindi sostituiremo il file hello con il contenuto del file erase, andando a cominciare a scrivere dal 4.195.328 byte, senza troncare l'immagine. Andiamo a vedere che è successo. A questo punto ricontrolliamo gli hash e vediamo che gli hash sono diversi. Ora uno si domanderà come mai, perché ricordo che l'MD5 sum di erase e l'MD5 sum di hello sono esattamente identici. Quindi andando a sostituire il file erase al file hello, non dovremmo, secondo la teoria di quelli che non hanno capito bene come funziona l'hash code di un disco a blocchi, non dovrebbe cambiare. Avremmo dovuto modificare il disco e ottenere lo stesso hash. Invece no, abbiamo ottenuto due hash diversi, nonostante abbiamo sostituito il file hello col file erase, posizionando nella stessa posizione, ricoprendo gli stessi byte, abbiamo notato che cambia l'hash. Perché questo? Perché chiaramente se una collisione è valida per due file singolarmente presi, in un contesto, inseriti in un contesto più grande, quindi in un disco, in un dispositivo a blocchi, il calcolo dei blocchi cambia. Quindi quello che era vero per loro singolarmente, nel calcolo totale, nel computo totale dell'hash di un dispositivo a blocchi, cambia sostanzialmente
il senso. Andiamo a verificare se veramente abbiamo montato correttamente il tutto. Quindi sudo sudo no, facciamo direttamente sì, vabbè, loop setup slash dev slash loop 2 per esempio, disk erase.dd, poi sudo mount meno txt2 meno o r o virgola offset uguale s dollaro 2048 per 512 slash dev slash loop 2. Come al solito mi dimentico sempre di creare la cartella di atterraggio, che chiameremo però erase, disk erase slash media slash disk erase, e l'abbiamo montato. Andiamo a controllare che cosa c'è. Allora, disk erase, eccolo qua. Come vedete, nonostante noi abbiamo messo in disk erase il file erase e non il file hello, però siccome abbiamo semplicemente ricoperto i byte contenuti dal file hello con quelli contenuti nel file erase, nel file system, come dire, nella FAT, chiamiamola così anche se è impropria perché stiamo parlando di un ext3, nella tabella di allocazione del disco, risulta che a quella posizione c'è un file che si chiama hello, perché noi non siamo andati a modificare la tabella di allocazione, siamo andati solo a sostituire il contenuto. E lo verifichiamo subito, andiamo in Open Terminal e vediamo che se io faccio hello, this program is evil, quindi non mi dice più non mi dice più hello world, eppure abbiamo semplicemente sostituito il contenuto. Quindi anche se risulta che si chiama hello, in realtà questo hello non è più hello ma è erase, e questa dimostrazione ci conferma che la sostituzione col DD, andando a lavorare chirurgicamente sugli offset e quindi andando a sostituire chirurgicamente byte a byte dalla posizione iniziale alla finale, abbiamo potuto sostituire un contenuto di un file pur mantenendo il suo nome e anche i suoi metadati, perché chiaramente non siamo andati a toccare niente sulla file allocation table, ma siamo andati semplicemente a sostituire il contenuto. Cosa possiamo concludere da tutta questa storia? Concludiamo che pur avendo due file hello ed erase che sono stati forgiati ad hoc, quindi danno due codici MD5 identici, nonostante essi siano due file che hanno due output diversi, inseriti in un contesto come un dispositivo a blocchi, non è possibile far collidere tutto l'intero dispositivo proprio per com'è la natura del disco, dell'algoritmo, il calcolo dell'algoritmo. Immaginate quindi se addirittura noi dovessimo andare a operare cambiando, non addirittura mettendo due file che danno lo stesso hashcode, ma mettendo file che hanno anche diversi hashcode con diversi nomi e diversi contenuti, e ricreare, far collidere i due dischi, sarebbe veramente un qualcosa che forse nella teoria, come nella teoria della matematica ci sono tante cose, è possibile, ma nella pratica stiamo parlando di veramente qualcosa di difficilissimo o rasente all'impossibile. Spero che questo esperimento forse è stato un po' più complicato, abbiamo toccato un po' di crittografia, di algoritmi, di offset, però spero di averlo comunicato in maniera chiara, spero che sia un esperimento più che altro didattico, perché chiaramente forse ho detto qualcosa di lapalissiano, di scontato, ma dato che è uno di quei famosi argomenti che spesso esce fuori, non dico al bar o in pizzeria, ma durante le discussioni tecniche, ho voluto provare a dimostrarlo con questo piccolo esperimento. Sarà utile, sarà inutile, non lo so. Io in ogni caso mi sono divertito, spero anche voi, e vi auguro buone feste e arrivederci al prossimo video. Ciao!